Ma chi è Tomar753? Da dove esce fuori questo nome? E poi altro colpettino e ancora vado ad aprire. La campanellina, raga. La campanella delle notifiche. Attivatela se non l'avete fatto. PTTV, patipitò, lo skip luminoso mi dai tu. E qua ci farai anche il cosa succede se tappo due megacasse contemporaneamente. Proviamo. 3, 2, 1 e let's go. Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Ragazzotti miei, prima o poi questo momento doveva arrivare. Mi trovo sul mio secondo account, RXR Sosijopi. E quest'oggi è arrivata finalmente l'ora di andare a provare un altro nome striper mega ultra usato, ovvero Tomar753. Voglio vedere se nel registro mischiano incontrati. Eccolo, un giorno e 3 ore fa, Tomar753. Vediamo, ecco un altro subito dopo, anzi subito prima, Tomar753 ancora. Prima ancora di quella c'era Sosijopi, però scritto un po' malino. Ragazzi, Sosijopi e Tomar sono proprio. Si trovano ovunque. Soprattutto a basse coppe ce ne sono un sacco. E ne abbiamo un altro. Altri due in una partita di Tomar753. Insomma, ce ne sono veramente tanti. Ma chi è Tomar753? Da dove esce fuori questo nome? In realtà deriva sempre da Sosijopi. Nella community turca ci sono sti youtuber clickbaiter che utilizzando nomi strani, tra cui Sosijopi, Tomar753 e probabilmente anche altri, hanno fatto dei box opening molto attribuendo la fortuna a quel nome. E quindi, ragazzotti, mi è arrivata l'ora. Andiamo a cambiare nome. Mi sa che devo anche spendere 60 gemme. Bello. Comunque, il nome credo che derivi da lui nello specifico, questo youtuber turco di nome Laz. E come potete vedere, da solo 3 video, 2.300.000 views, 3.500.000 views e 3.100.000 views. Ho preso 3 video a caso, ragazzi, ma secondo me ne ha tanti altri. Quindi potete capire anche voi che se questo ragazzo ha avuto tutta questa fortuna con questo nome e tutte queste milioni di persone lo hanno visto, è normale che poi alcuni vadano a provare e quindi si riempie il gioco di Tomar753 ovunque. Anzi, prima di andarlo a cambiare, volevo vedere una cosa. Quelli che ho visto prima dal registro mischi, vediamo effettivamente quali brawler hanno. Tipo questo, Tomar753 con stecca, 6.179 coppe, ha 22 brawler, possiede Ambra. Ok, ha un brawler leggendario. Beh, comunque a 6.100 coppe non è male. Vediamo quest'altro. Allora, 2.630 coppe. Ecco, lui ad esempio non ha brawler leggendari, ha solamente Frank epico. I doppi Tomar invece. Allora, 1133 coppe, non ha niente. E l'altro? 5088 coppe e non ha nulla. Maxine. In realtà c'è anche Byron, c'è anche Semino. Oddio, non è male. Questo Tomar ci potrebbe anche stare. Ma adesso procediamo, ragazzotti miei. Si scrive Tomar753 tutto attaccato. Lo youtuber Laz così ce l'aveva. E quindi procediamo, continua, devo riscriverlo. Lo scriviamo. Tomar753, scriviamo conferma e andiamo a dare l'ok. Olè, siamo Tomar753. Cambiamo ovviamente il colore. Mettiamo il giallo, mi piace. Raga, ovviamente non so come andrà il box opening, ma se dovessi trovare qualcosa, non è grazie al nome. Quindi non andate a buttare gemme per il nome, ovviamente, che non serve a niente. Ma ad ogni modo, raga, prima di andare io farei una partitina, perché bisogna caricarle queste casse. Poi dopo andrò ad aprire qualche cassa e vediamo se troviamo qualcosa di anomalo. Io comunque quando provai con Sosijopi, ovviamente non trovai nulla, però appena mi chiamai RXR Sosijopi trovai Lindo, che se non ricordo male, quando lo trovai, eravamo nella season 2, può essere, valeva come un epico. Vabbè, non era male. Ma adesso vediamo, raga, un spacchetto da un bel po', eh. È da due season che non faccio box opening su questo account, perché non so se l'avete visto il video di circa 10 giorni fa. Era un cosa succede se non si andavano a riscattare le ricompense del vecchio pass. Video molto particolare. Ma a parte questo, siamo quarti, raga. Ovviamente se non avete visto quel video, andatelo... No! Andatelo a vedere, che potrebbe essere molto interessante. Se non avete mai visto il riscatto automatico delle ricompense, appunto, andatelo a vedere, mi sa che muo. Mi ha distrutto, molto buono. Va bene, ci siamo solamente un attimo riscaldati. Abbiamo fatto capire al gioco che ci siamo chiamati così. Vediamo se in questa partita ho incontrato qualche Tomar. Ah, deve finire. Partita terminata e direi che di Tomar non ce n'erano. Ma ora vado nello shop. Ah, prima giustamente vi faccio vedere i brawler che ho, questione percentuale. Allora, in realtà di brawler importanti a livello di rarità possiedo solamente Bea, Iris, Edgar, Gelindo ed Energetic. Quindi nulla di anomalo, sono tutti epici. Se andiamo a controllare la questione percentuale abbiamo lo 0,57 per gli epici, 0,26 mitici e 0,14 per i leggendari. Non è male, ragazzi. Ma ora vediamo a noi. Negozio, io qua dovrei avere una cassa gratuita. Io, raga, nel chilling più totale aspetto la scritta aprimi. Aspettiamo che la cassa faccia un altro saltellino e vado.
Ovviamente il miracolo divino non esiste. Se avessi trovato già un brawler nella prima cassa, soprattutto cassa brawl, sarebbe stato qualcosa di incredibile. Ma, stagione precedente, siamo alla season 3. A voglia, tutto il pass, ragazzi, a parte una mega cassa che non so manco io come abbia aperto. E qua, vabbè, non ho casse enormi. Non lo andrò ad aprire tutto, ovviamente. Aprirò magari una trentina di casse, ora vediamo. Abbiamo Pocho Stark, prendiamolo, anche se non ci sta a dire nulla, ma ce l'abbiamo e lo prendiamo. Ma ora, partiamo dalla cassa enorme. Io non faccio prima casse brawl, casse enormi. Si va proprio diretti. Abbiamo già 48 d'oro. Non è male, ma non credo che sia da skip luminoso. Infatti, non ce l'ha dato. Ma ora procediamo. Cassa brawl. Io qua aspetterei la scritta aprimi. E vado ora. Vediamo. No, 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 purtroppo non è così che funziona, amici miei. Le gemme non si buttano mai, casse enorme di nuovo. Vediamo, let's go, 47, potrebbe, dico potrebbe, non dico potrebbe perché non c'è di fatto. Orettino, cassa brawl, aspettiamo la scritta aprimi. Ok, ora aspettiamo il secondo salto, ora aspettiamo anche il terzo salto. Let's go. Ragazzi, purtroppo questi trucchettini che a volte vedo fare nella reazione alle vostre clip con me non workano, ma 57 d'oro credo sia troppo, e infatti è troppo. E come abbiamo constatato, per ora il nome Tomar753 non ha portato nulla di buono, ma attenzione, 45 di d'oro potrebbe essere... No, 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 non è, no, no, di fatto no. Cos'è che ho detto? Ho detto di d'oro, di oro, non so che ho detto. Ma procediamo, abbiamo l'oro, abbiamo ancora la cassa enorme, vai! 62 credo sia assolutamente... male. La vedo molto male qua. Cassa brawl, così neanche la guardo. Lo schifo più totale. Però c'è questa cassa enorme. Non so perché cassa enorme della soglia 9 mi ispira di robe. Infatti aspetto la scritta aprimi. Vado. E abbiamo 49 di oro, ma credo che non sia nulla di che. No, dovrebbe essere sotto il 40, mi sembra l'oro, per essere garantito lo skip luminoso. Pacchetto di reazioni, ragazzi. Vediamo se almeno qua troviamo un epico. E nulla, cioè, disastro cosmico. Mica cassa, e qua ora le cose iniziano a farsi serie. Se non trovo niente neanche qua vuol dire che mi sta scammando malamente. Vediamo un po'. Mi sa che mi sta scammando malamente, però l'oro è poco. Non è che magari c'è lo schippettino luminoso a tradimento, tipo ora? No. Regà, Tomar753, come potete vedere, non sta portando bene, ma era normale. Adesso magari che lo dico qua, trovo tipo lo skip luminoso con il leggendario. No, niente skip luminoso e ovviamente neanche il leggendario. Che scammata, ragazzi. Cassa brawl. Male, male. Arriviamo alla soglia 20, dai. Poi la prossima volta andiamo avanti, ci riproviamo. Magari questa era la giornata sfortunata e doveva andare così. Ma attenzione, 89 d'oro e... Niente, no, dai, sì, neanche un brawler non puoi non darmelo, ma che ho... Cassa enorme ancora, attenzione, 55 è troppo. Ma devo davvero richiedere l'aiuto al mio amuleto magico? Cioè devo richiamare anche la campanellina, non bastava il nome Tomar fortunato? Ragazzi, cassa numero 15, do un colpettino di campanella. E poi altro colpettino e ancora vado ad aprire. E mi sa che qua abbiamo lo skip luminoso. La campanellina, raga, la campanella delle notifiche. Attivatela se non l'avete fatto. Iscrizione, campanella sacra, perché vedete che la campanella è proprio l'amuleto magico, porta bene. Abbiamo lo skip luminoso. Ma vai. Che scammata, manco mi ricordavo che avevo i gadget da trovare. No, vabbè. Niente, purtroppo l'amuleto magico ha aiutato in parte, ma non del tutto. Però cassa brawl, niente. Che scammata, vi giuro. Attenzione, perché abbiamo ancora due mega casse da prendere. E lì potremmo trovare anomalie. Qua, 161 in una cassa enorme. Mi... Grazie, Brawl Stars. Avrei preferito lo skip luminoso che 161 di oro, però. Cassa enorme nel chilling. Ti è, eccola qua, 61, direi che è troppo. E infatti non ci dà nulla. Ma ora. E qua ci farai anche il cosa succede se tappo due mega casse contemporaneamente. Proviamo. 3, 2, 1 e let's go. Pigiata assieme, immaginate. 10 skip. Impossibile. Però, vado. Manco il sesto, ma dato che scammata. No, ragazzotti miei. Quella mi ha aperto delle due? Quella... Ah, ok, beh, per un attimo. Pensavo si fosse buggata e che l'avessi persa. Regà, ultimissima cassa del video. Ti prego. Questa è proprio adesso e più. Non può essere uno scam così grande. È solo un gadget. Aspettiamo, carichiamola. Io nel dubbio farei anche un piccolo rito. Non inginocchiarmi perché lì bisogna davvero crederci. Io qua non ci credo, ma un rito ci può stare. E quindi, stando in piedi... Ah, tra l'altro, se volete comprarla, raga, giù nella descrizione trovate il link. Stando da in piedi, io dico... PDTV, patitito, lo skip luminoso mi dai tu.
Vabbè. Comunque, raga, a livello proprio di nome, solo vi giuro, devo dire, vabbè, tu puoi far mettere la tag RXR agli altri, ma ti giuro, ragazzi, che quando ho messo la mia tag sia su RXR Sosi Giopi, sia sul mio account principale, nei box opening successivi trovavo i brawler. Ho trovato Gelindo su Sosi Giopi, sul mio account non mi ricordo. Fatto sa che Tomar è stato uno scam incredibile. Ma ci riproveremo, raga, magari mettendo anche la tag RXR, vediamo. Io comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando un bel like con iscrizione, caprellina, mi raccomando, fondamentale. Avete visto, skip luminoso. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.